Trancers è una setta di uomini dotati di poteri soprannaturali chiamati ninja. Solo un ninja può distruggere un ninja. Oggi abbiamo una sorpresa. Purtroppo ho già visto. Purtroppo sai già. Trancers, la terrificante insidia dello spettro ninja. Trancers da non confondere con l'altro Trancers dello stesso anno. Ma vabbè. La vita di una giovane donna innocente è insidiosamente trasformata quando viene posseduta dallo spirito di un guerriero ninja. Con la N maiuscola. Eredita l'abilità del suo maestro assassino per quanto riguarda l'antica arte marziale. Nel caso uno pensi, cioè, che possa crescergli il pisello, no? Certo, solo quella. Solo l'arte marziale. Cioè. E lo vendica in una lotta mortale. Quando la vita del suo ragazzo viene minacciata dalle sue azioni, lei cerca aiuto presso il nemico del ninja. Che trama complicata. Comincio a confondermi. È un presagio. Comincia allora per lei una battaglia di vita e di morte per liberarsi da quell'entità spettrale. Ok. Fantascienza, colore 89 minuti, Stati Uniti, edizione cinematografica maggio dell'85. Trancers. Ma è quadrato, la cassetta è 4/4, certo. Guarda la Canon, mi ricordo subito i nominatori dell'universo. E per questo ce lo vediamo, perché è della Canon. E siccome è della Canon, possiamo aspettarci un film che ha almeno tre generi diversi e totalmente lontani tra di loro, che sono uniti in un solo film. So già che è un film di ninja misto a Flashdance, misto all'Esorcista. Quindi dopo aver visto l'Esorcista... Questa è la visione perfetta, certo, per noi. Questo è l'esorcista migliorato, come secondo la Canon l'esorcista doveva essere. Esatto. Ehi, tu, che diavolo vuoi fare? Guarda, devo dire un capolavoro, ci sono già cose che non avrei mai pensato. Un massacro di innocenti proprio. Ma perché sta accadendo tutto ciò? Guarda, che domande fai? Un film della Canon? Dopo quella scena della pistola, io qui già grido al miracolo. Hai visto il pugno che sfonda la lamiera del... Questo è il film, inizia alla grande. Cioè, altro che gli Avengers, no, la roba della Marvel. Poi subito inizia con una freccia sparata nella pistola e la fa esplodere. Pugni che trapassano metallo. Questo è un film. Guarda, sapevo di aver fatto un buon acquisto. Ma guarda, sai cos'è? Soprattutto la cosa che adoro letteralmente di questo film di già. Che non perde tempo. Non è tipo Runner Night, mezz'ora di introduzione senza senso. Qui istantaneamente, cioè, sono stati 3 secondi per far capire che sei impossessato delle armi. E subito istantaneamente combattimento. Precedenza assoluta. Precedenza, c'è già un elicottero in aria. E come in GTA, siamo già a 4 stelline, sta per intervenire l'esercito. Scommetti che abbatte anche l'elicottero. Sì, sì. Ma poi ho visto anche degli ottimi stunt. Sì, no, ma comunque... Cioè, quello salta sulla macchina. Comunque questa non è mica, GTA, mica perché... computer grafica. Sì, esatto. Così funziona la reincarnazione. Vedi, questo vento è il nuovo chakra che entra dentro di lei. Come nei migliori anni. No, questo è il vento dell'Iraq dall'esorcista. Quell'uomo ha ucciso uno dei più grandi scienziati, e non solo, guardiani privati, poliziotti. Ha ucciso uno dei più grandi scienziati? Ti sei perso delle cose preziosissime. Allora, praticamente, lei è andata dalla polizia a denunciare questa cosa, e ha detto, ma guarda, c'è un morto lì. E questo le ha detto, guarda, quello era molto pericoloso, ha ucciso uno dei più grandi scienziati
del mondo, del mondo, oltre ad altre persone. Ed era sul campo da golf lo scienziato. Sì, era probabilmente era lo campo di golf. Sai, i samurai non piacciono la scienza. E neanche il golf. E il golf tanto meno. Quando ho visto scienza e golf. È impazzito. È impazzito. Se non ci fosse stato questo momento nel film, non sarebbe stato lo stesso. Sai, come non imitare il precedente successo, cioè, Flashdance? Cioè. Poi in una palestra piena di uomini che ti guardano. Una lezione molto tranquilla. Guarda la situazione. Deve durare ancora a lungo sta cosa. Aspetta, ti devi sentire tutta la canzone. Preparati, saranno 2 minuti così. Dobbiamo vedere tutto. Tutto, tutto. Ma lei vive in una palestra, che è sto posto? È una situazione tipo Mamba. Lei è la protagonista qui, dopo lui mette il serpente in casa. Questo te lo dovremmo vedere. Ma sono già questo. Sì, sì, ma perché lei un po'... Guarda, lui sta già morendo, cioè. Una faccia tipo da American Pie. Esatto. Dopo gli vediamo immergere il pene dentro una torta di mele. Ma sembra già un punto abbastanza spinto. Come, ma perché non si perde tempo in questi film, capito? Ma lo sta già baciando. Esatto. E lo spettatore ringrazia, perché mica si può perdere tempo come i film moderni, certo, che durano 2 ore e mezzo e nei primi 40 minuti non succede niente. Esatto. Anzi, se li tagli... Non so. Dice, bevi da qui. Sai, l'erotismo e il succo di pomodoro vanno a braccetto. Questo qui insegna quando i ragazzi di oggi si chiedono com'è che si fa a conquistare una ragazza. Così, vai, in palestra con lei a romperle i coglioni. Non fa niente mentre la stanno per violentare, dopo le urli anche in faccia e il gioco è fatto. È tua, e lei te la dà in questo modo. Spalmandosi di succo di pomodoro. In Italia, passata di pomodoro. Passata, e quella è passata. Questa qui è la lama infuocata, quella... È la spada di fuoco. La spada di fuoco. Credo che qualcosa in me non vada. Questo è l'uomo lupo, il suo antipelice. Sento i fatti prima che succeda. No, non è il prototipo moderno, quello no. Palestrato e glabro. No, no, no. Purtroppo, il nuovo prototipo è qui. È l'uomo tappeto. È il maschio mediterraneo. Virili, no? È in me e vuole che tu la smetta. Straccia cazzi. Fantastico. Lei ha anche più poteri dell'esorcista, perché solleva anche le persone, sì, con poteri paranormali, sì, questo non accadeva, solo il mobilio veniva spostato. Esatto. Sì, poteva spostare un armadio ma non poteva strozzare qualcuno. No. Ma fa la giostra, si intrattiene, guarda. Voglio sapere che diavolo significa. Dimmelo, vecchio bastardo, te ne faccio pentire! Dobbiamo mettere questa frase in Guerre Stellari. Su Obi-Wan. Certo. Dimmelo, vecchio bastardo. Come andiamo? Fatti cazzi tu, noi stracciacazzi! Guarda, si riscatena il demonio. La ragazza è bella, ma ricordati il funerale. Alle 4:30. La ragazza è bella, ma ricordati il funerale? Sì, ci sarò. Ma che modo di parlare? Oh, non ci si può distrarre un attimo, no, in questo film? No, non ti devi distrarre. Cazzo. Come lo compari già da ora con l'esorcista? Ma è meglio, molto più interessante. È come la canon lo voleva, migliorato. Questo l'hanno visto nella casa di Sam Raimi. La casa 2, quando c'era tipo il mobilio che cominciava a prenderlo in giro. E sai cosa mi sembra? La casa guastata di Paperino, quella elettroni. Ah,
a lei mette la musica per ignorare. Sì, sì, sì. Anzi, la danza scaccia lo spirito. Certo. Quindi danza contro il male. Questo film è grandioso. No, lo spirito è stato più forte della danza. Esatto. Ma sta vedendo tutto risucchiato dall'armadio. Sì, sì, l'hanno visto dalla casa 2, ti ho detto, questo è il finale della casa 2, in cui veniva tutto risucchiato nel vortice dimensionale. E questa è la stessa cosa. Manca 25 minuti. Meno male, guarda, perché devo da dire... ora in poi è la stessa durata dei titoli dell'Hobbit 3. I titoli di coda dell'Hobbit 3. Pensala così. Non mi sbadigliare su Ninja 3, eh. Ah, già. sto quasi pensando di chiudere un occhio, però. E te le scene d'azione che t'ammazzano? No, io proprio non ho visto a queste scene d'azione proprio. Questa parte del film è diventato tipo Mamma ho perso l'aereo. Mamma ho perso l'aereo 2. Mi sono smarrito nel... Sì, la lotta nella casa. La casa in costruzione. Ci sono delle situazioni tipo ora scoppia una lampadina. Metti le mani davanti, ho detto. Io ti amo. Questo è il ninja. Questo che è il ninja che parla. Sai, l'amore è quello del Bushido che si sta manifestando in questo momento. Il poliziotto non sa cosa lo aspetta. In questo film c'è tutto, non manca niente. C'è anche un inseguimento. Guarda, manca il combattimento nello spazio. Giusto perché... Sì, perché comunque... sennò sarebbe un po' esageratamente fuori da... Però già mischiare Flashdance, Poltergeist l'Esorcista e i film dei ninja. E vabbè, in generale film dei ninja, sinceramente. Cioè, quattro film, sì, neanche sì. Io pensavo solo, sospettavo solo tre. Guarda, c'è anche l'inseguimento, ora diventa un road movie. Ah, in America c'è questo tempio. Sì, sì, è dietro quelle colline dove avviene la trama di Tremors. C'è questo tempio. Certo. E ora qui vedremo lo scontro finale. Alla Skeletor, guarda, c'è anche una luce, tipo... Esatto. Qui è il momento in cui erano finiti tutti i soldi. Esatto, allora, esatto. Dice, è la soluzione che loro adoperano sempre. Metti un proiettore. Voglio liberarmi di lui. Sai quello che devo fare. Fa quello che devi, non voglio fare altro. No, chiedilo, perché può essere pericolo per te. Morirò. Devo mettere la mia spada nel tuo corpo. Glielo spiega così, sai, con una traduzione letterale dal giapponese. Sai quelle cose quando traduci incomprensibili. Come la principessa Mononoke. Esatto. Dirà la mia seconda spada deve attraversare il di te corpo. Il di te onorevole corpo. Onorevole corpo, esatto. Tradotto proprio pari pari. Sono dei buddisti questi? Sì, sì, ma è il buddismo violento, è il buddismo attivo. Ci sono quelli che lo praticano passivamente e quelli che lo praticano attivamente. È il lato violento del buddismo. Il lato violento del buddismo, sai, anche quello. Ora, la storia con la protagonista è conclusa. Adesso il nuovo protagonista è lui. Certo. Cioè, la trama, quello che a noi interessa della trama è vedere lo scontro tra quei due. Infatti adesso ci sono nuovi protagonisti negli ultimi, sì, esatto, due minuti del film. Guarda, ora c'è una rotazione. Ma sta entrando sottoterra, dove è tornato verso il cuore nero della terra. Sì, sì. Oh, finalmente. Ammazza, è cosa violenta. Oggi non lo farebbero mai più. Una cosa... sì. Il coltello proprio in testa. Un capolavoro. Guarda, allora, è stato
più piacevole di tanti altri. Specialmente gli ultimi. No, allora, meglio di Terminator 2. Vabbè, quella era proprio morte cerebrale. Meglio dell'esorcista. Ma di che Cristo sta parlando, Dio santo? No, vabbè, non registicamente parlando, però sai, non è tutto nella regia, anche nella trama. Non sempre tutto è nella regia, è anche nei contenuti. Anche nei contenuti. Abbiamo visto Trancers. 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 Titolo originale Ninja 3 The Domination. Tipo la possessione. La possessione. Nel senso proprio tra le varie cose che c'erano nel mondo ninja, anche la possessione. Anche la possessione. Di che parla questo film? Allora, inizia su un campo da golf. Diciamo inizia in piccolo. Ci hai fatto caso che muore uno scienziato famosissimo su un campo da golf? Su un campo di golf di cui poi dopo non si sa nulla. Quell'uomo ha ucciso uno dei più grandi scienziati. Cioè, il fatto che fosse uno scienziato famosissimo non innesca niente di particolare, no. È un dettaglio inserito lì. Che ti pensi? No, invece io ci ho pensato, perché succederà. È la vendetta di chi ha lavorato alla bomba atomica. Un famoso scienziato ucciso da un ninja giapponese, cioè, che altro può essere? Che altro può essere? Può essere solo questo. Questo film inizia in piccolo su un campo da golf anonimo e finisce in piccolo in un anonimo deserto. E poi vabbè, guarda, per quanto mi riguarda c'è una serie di uccisioni spettacolari, più realistiche di tutti i film Marvel. Guarda, quello sicuramente. Questo film oggi qualche effetto in più, ma pochi, qualche soldo in più, qualche, diciamo, soldo in più, per giusto per insomma un po' rendere anche più attuale la trama, sarebbe di... stato un classico successo a botteghino, tipo, sai, certo. Tipo quasi Avengers. Certo. Ti è piaciuto? Beh, è il film migliore che abbiamo visto in questa serie che pubblichiamo. In questo non hai dormito? No, purtroppo non ho avuto modo. Perché il film intratteneva, cioè... Mi distraevo un attimo, battuta memorabile. Allora, no, sai cos'è il fatto? Che te eri insopportabilmente distratto durante questo momento. Ti sei perso le battute migliori, cioè c'era te l'hai vista. Cos'è che mi sono perso? C'erano delle battute fantastiche, ora non me le ricordo neanche io, perché sono talmente belle che è difficile conservarle nella mente. Però... Cioè, era troppo belle. E sai quando una cosa è troppo bella e non è sostenibile, la cancelli per non impazzire? Stessa cosa. Allora, le scene d'azione fenomenali, no? No, a parte scherzi, gli stuntman erano piuttosto bravi, sì. A fare, cioè, quelle dell'elicottero, che comunque lì c'è una persona vera, tra l'altro fatte ad hoc sopra il laghetto, in modo tale che poi potessero cascare dentro. Certo, no, certo. Però era un campo da golf, cioè era il laghetto, è ovvio. No. Era più sensato di quello che fanno oggi film di serie A. Cioè, cosa abbiamo visto di recente di insensato? Batman. Il nemico chiude tutta la polizia di Gotham in cantina. Sotto Gotham. Tutti, sì, anche quelli in pensione, quelli in pausa. Sì. Tutti. Sono tutti lì sotto. E poi dicono, la città è nostra. Che all'America, se Gotham viene presa in mano. Sì, sì, nessuno reagisce, ma nessuno. Non terroristi. C'è la guardia, l'FBI. No, non so. È una città-stato stile Sparta, no? Cioè, sì, c'è la polizia. La polizia basta. Ecco, questo film ha più senso di Batman. Come si chiama? Dark qualcosa. Dark qualcosa. Batman il Dark. Sì. Qui vedi dei stuntman professionisti bravi e comunque sì, c'è sempre la tensione di dire questo si può far male davvero. Sì, sì, infatti. Gente che gira scene sull'orlo di un burrone che non è in computer grafica, quindi anche lì tensione, sì, no? Sì, è vero.
E vabbè, questa è una caratteristica di tutti i film pre-computer graphic. Però rispetto a Indiana Jones 4, che è costato milioni di dollari, l'inseguimento sul bordo strada per nulla emozionante ci lascia indifferenti. Qui c'è un tizio che fa una capriola dal tetto dell'automobile polizia. Attenzione massimo, con pochi soldi, questa è la Canon. Massimo effetto con la minor spesa. Invece delle tematiche samurai ninja che erano famose all'epoca, allora ce l'hanno inserito. C'era anche quel piccolo spezzone, sembrava uscito da un film di quelli giapponesi, tipo dello Shogun. Tutto un altro film che sembrava di per sé interessantissimo. Peccato, e forse per fortuna, che non hanno detto che tipo il ninja buono aveva almeno 1000 anni. Perché ci sono slanciati. Noi abbiamo avuto quella sensazione. Sì, no, era quello. Però io speravo fino all'ultimo che lo confermassero. È in me. E vuole che tu la smetta! Ma chi sei tu? È divertente come compaiono cose che non c'entrano niente, non sono finalizzate al film. Tipo il mago che cerca, il mago cinese che lì sembra lì per lì un maestro che risolverà la situazione. Deve sopperire alla... è il primo prete del film L'Esorcista che non riesce a concludere. Esatto. Non ce la fa. E qui chiaramente in versione ancora più potenziata. Sì. Solo che lui, a differenza del prete che comunque era insolente verso lo spirito, lui si piega immediatamente e chiede anche scusa. Sai, è tutta un'altra concezione in Giappone. Ma che fai? Devo obbedire allo spirito. Vuole che tagli le corde. Diciamo le scene più belle. Si inizia con la pistola. Vabbè, quella è meravigliosa. Devo dire quasi originale. Sì, chissà, può essere. E la pistola esplode. La pistola esplode. Perché no? Beh, la scena dell'esorcista in cui lei fa le piroette. Ho paura! No, sai cosa mi è piaciuto moltissimo? Lo schermo del videogioco, dell'arcade. Dell'arcade, sì. Che prende, emana raggi luminosi e fumo. Ma poi dove viveva? In una specie di magazzino. Sì, allora dobbiamo vederci Mamba. Che con Adamo ed Eva. Ti ha ricordato Mamba. La casa era la stessa cosa. Casa magazzino. Sì, una casa magazzino. E altre scene memorabili? Tutte. Cioè, tutte. Tu dici una scena, è memorabile. Guarda. C'è anche un inseguimento, c'è tutto in questo film. Ma c'è tutto. Meglio di Terminator, sicuramente. Sì, no, Terminator non aveva proprio idea. Un po' peggio di 50 sfumature di grigio. Come fai a comparare? E sempre... Vabbè, c'era anche qui una stessa situazione amorosa, però quella di 50 sfumature di grigio è sviluppata meglio. E migliore di Ex Machina. Come lo compare Ex Mac? Perché ti dovrebbe dire? Perché entrambi parlano di una cosa fantasiosa. E questo però ne parla meglio. Sai, il peccato di Ex Machina è che non ha un ninja, non ha un esorcismo. Esatto. E non ha, non ha un inseguimento in auto. Assolutamente no. Non ci sono katane. Non ha katane. Shuriken. Non ha neanche quelli. Non c'è un tempio giapponese. Non c'è un tempio. Non ci sono dei buddisti che lottano. Manca quello, manca tutto. Sì, manca un campo da golf dove muore uno. Non c'è una lotta di un ninja contro la polizia su un campo da golf. Se non è quello, dove vuoi andare? Che fai il wetware? Le robottesse che cercano la libertà. No. Che c'entra? Ninja 3 The Domination. Certo. È però, film per tutti, però dopo sta cosa, diciamo, è stato molto bello e per il 2015 mi basta. Ti basta.
Questo sicuramente uscirà nel 2016, questo episodio. Vabbè, a memoria del 2015. A memoria del 2015 ti basta. Esatto. Però potrei recuperare altre sorprese per te. Come fai a negarmi? Lasciati sorprendere. Mi vedrò costretto ad accettare. Anzi, guarda, ti dirò come insegna il Tao. Ne abbiamo visti così tanti brutti che è come se li avessimo visti tutti belli. Mi piace. Desidera? Vuoi vedere qualcuno? Beh, allora?